Fu inaugurato nel dicembre 2009 il centro di accoglienza e assistenza per donne gravide abbandonate, ragazze madri in disagio e i loro rispettivi bambini, denominato Casa di Tonia, in onore della storia esemplare di Tonia Accardo, che è riuscita a superare le tante difficoltà del caso grazie all'amore per sua figlia e alla priorità di badare alla sua crescita. Nel corso di questi anni, innumerevoli sono state le iniziative condotte per dare un supporto tangibile a tante ragazze che si trovano ad affrontare la dolce attesa e il periodo post-parto, tutte caratterizzate dall'amorevole presenza di volontari, tra cui anche molte suore e uno staff di educatori, il tutto incorniciato dalle numerose iniziative promosse dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, e dall'impegno di associazioni come A Ruota Libera Onlus e della Fondazione In Nome della Vita. Tra le tante pregevoli iniziative si colloca la più recente, avvenuta proprio durante la mattinata del giorno 6 giugno 2013, nella sede ubicata a via Santa Maria degli Angeli alle Croci, alle spalle dell'Orto Botanico, dove i soci del Lions Club, della prima circoscrizione di Napoli, hanno donato vestitini, carrozzine, latte, omogenizzati, pannolini, pastelli, penne, quaderni, zainetti ai piccoli ospiti della casa di Tonia, nell'ambito del progetto Aiutiamoli a sorridere. Professor Sergio Sciarelli, oggi lei, presidente della Fondazione In Nome della Vita, è presente qui per la consegna di queste importanti merci ai bambini. Cosa può significare una scelta del genere, una decisione del genere? Ma direi innanzitutto un segno di attenzione nei confronti della Fondazione In Nome della Vita, che sta facendo molto a Napoli in un campo dell'assistenza sociale in cui non ci sono molte iniziative, quindi noi lo vediamo sotto una duplice veste. Primo, è un segno di attenzione nei confronti della Fondazione. Secondo, è un aiuto concreto, quindi non soltanto un segno di attenzione, ma alimentato da un aiuto concreto per le persone e le famiglie disagiate, e quindi rientra perfettamente nella filosofia della Fondazione In Nome della Vita, promossa al Cardinale Crescenzo Sepe, che è il presidente onorario. Io sono il presidente pro tempore. Non dobbiamo dimenticarci che questo è un periodo particolare, un periodo contrassegnato da crisi economica e purtroppo anche di una certa crisi di valori. In un periodo del genere, dunque, le associazioni, diciamo, possono fare qualcosa? Purtroppo è una piccola goccia in un mare che diventa sempre più ampio, perché la crisi colpisce tutti. In questo periodo ci sarebbe la possibilità di assistere tante altre famiglie. Noi abbiamo questo limite, d'altra parte dobbiamo anche regolamentare la concessione di questi aiuti, quindi abbiamo delle tessere con le quali le famiglie devono presentare il certificato da cui risulta che siano nullatenenti, quindi anche nella beneficenza bisogna essere molto attenti a non premiare persone che non meritano. Naturalmente, ripeto, è una piccola goccia in un mare, però se a questa goccia se ne aggiungono tante altre, qualche cosa si può realizzare. Perché il mare è fatto di gocce? Il mare è fatto di gocce, alla fine così è, anche se è così ampio è fatto di gocce, e noi siamo molto contenti di questo avvicinamento da parte dei Lions, che sono un'organizzazione di grandissimo rilievo perché perseguono gli stessi scopi della Fondazione, scopi filantropici. Ai nostri microfoni Alfredo Margioni, uno dei soci collaboratori qui della Casa di Tonia. Oggi si consegnano queste merci ai bambini. Cosa significa questo evento? È sempre un'occasione di solidarietà, per sostenere le persone in difficoltà e soprattutto rivolgere l'attenzione ai bambini, che sono quelli più fragili, meno difesi e che hanno bisogno assolutamente dell'attenzione e della solidarietà di tutti. Bambini appunto che sono, si può dire, il nostro futuro, quindi si può partire, ecco, dalle radici per poter garantire un futuro a tutta la nostra società, a questa città di Napoli. Assolutamente sì, tutti questi progetti nati nell'arco di 3 anni, a gennaio del 2010 siamo partiti con la comunità di accoglienza, poi la ludoteca, poi i laboratori che aiutano i bambini più grandi, diciamo, con attività laboratoriali e con il dopo scuola. Poi il market che supporta le famiglie in difficoltà, il progetto di adozione ravvicinata Aiutami a crescere, i poliambulatori. Un passato glorioso dunque di solidarietà, per il futuro invece? Una crescita progressiva, certamente la solidarietà che ha questa città straordinaria permette di andare avanti e di sostenere più bambini.
andare incontro a tutte quelle situazioni che stanno in difficoltà. Gianfranco Sava, governatore Lions del distretto, oggi si consegnano queste merci a tanti bambini. Il significato dunque bellissimo, meraviglioso, prezioso di questa iniziativa è secondo lei? Il significato prezioso è il voler testimoniare in maniera sia pure globale e spersonalizzata, diciamo, il cuore di Napoli, il cuore dei Lions, che sono, come spesso si dice o io dico, persone che sembrano vestite da persone normali, ma però sono persone speciali, perché hanno una vocazione particolare al servizio a favore delle comunità. Lei pensi che ogni mattina a Napoli in città ci sono 1000 soci iscritti alla nostra associazione, i quali si alzano e si organizzano intorno ad un'idea progettuale. Evidentemente alla base dell'idea del progetto c'è prendersi cura del benessere della propria comunità. Sono tante le strade da percorrere, fra queste c'è sicuramente quella della Casa Litonia, che rientra, come tutti sappiamo, nel progetto di Sua Eminenza il Cardinale Sepe, al quale progetto complessivo noi abbiamo aderito, e quando ci è possibile desideriamo testimoniare questa nostra possibilità di essere vicini. Ma consentitemi in questa sede di fare un particolare ringraziamento non tanto ai Lions, quanto a quelle persone, non sono moltissime, che si dedicano al mantenimento di questa struttura facendolo a titolo gratuito e si sono posti in maniera organica, se vogliamo, all'interno del progetto. Quindi grazie a loro innanzitutto. E lei ha fatto una bellissima riflessione sul cuore dei napoletani, un cuore pieno di solidarietà. Cos'altro si può fare, ecco, di questo tipo di eventi, e non solo per i bambini e non solo, insomma, per le famiglie in un periodo di crisi come questa? Non dimentichiamoci che le famiglie e i bambini sono alla base del nostro presente per un futuro migliore. Non v'è dubbio alcuno. E noi, come Lions, questa volta, al di fuori del progetto del Cardinale, si potrebbe dire che per certi aspetti è come se fossimo, non voglio dire concorrenti, ma sicuramente paralleli. Anche i Lions svolgono attraverso i club, perché queste 1000 persone di cui dicevo che sono i soci napoletani sono divise, ancorché unite nella loro globalità, all'interno di gruppi che si chiamano club. E ciascuno di questi club porta avanti una serie di iniziative che vanno in questa direzione. Ma ci occupiamo, per esempio, voglio dirle una cosa recentissima che abbiamo fatto a favore dei bambini delle scuole, delle scuole medie. E dunque noi riteniamo, fra le tante cose, che una delle esigenze che sicuramente deve essere soddisfatta nella nostra città è quella di una cultura un poco più sviluppata, oserei dire addirittura a livello della istruzione. Per esempio, abbiamo rilevato che i bambini napoletani non leggono, e dunque noi cerchiamo, attraverso piccole iniziative che sembrano, perché sono ciascuna considerata delle monadi, ma messe a sistema costituiscono un grande progetto. Noi quest'anno abbiamo distribuito nelle scuole medie, evidentemente ci siamo rivolti in particolare alle scuole periferiche, abbiamo distribuito dei libri di letteratura adolescenziale all'inizio dell'anno. Questi bambini in gruppi, da soli, con gli insegnanti che li hanno seguiti, hanno letto questi libri, che ovviamente li lasciamo nelle loro biblioteche, e hanno realizzato un componimento nel quale hanno trasferito il sentimento, il senso di quello che in qualche misura hanno ricavato da queste letture. È un esercizio semplice. Se vogliamo, però, è un modo come un altro per tentare anche di migliorare questa nostra società, perché il nostro Mezzogiorno, amici cari, difetta sostanzialmente di cultura. Non intendo come cultura istruzione, per amor di Dio, intendo dire è la mentalità, è l'approccio alla vita in generale sul quale si pone mediamente il cittadino del Mezzogiorno. E devo dire anche che quest'anno il progetto che il governatore ha lanciato nell'intero distretto, che comprende 3 regioni, Campania, Basilicata e Calabria, dunque un bel pezzo di Mezzogiorno, aveva addirittura una denominazione suggestiva: dal sud per la rinascita del paese, cioè nel convincimento che se miglioriamo il tessuto sociale di questo nostro Mezzogiorno probabilmente cresceremo, e di questo vantaggio ne trarrà
sicuramente favorevole effetto l'intero paese Italia. In ultimo voglio chiederle il suo augurio per Napoli e per tutte le persone che abitano questa bella città. Il mio augurio per Napoli, io sono convinto, voglio dire, io sono un ottimista, tanto per cominciare, e sono convinto che come tutti i cicli, ancorché lunghi, della storia, durante i quali si verificano situazioni, a me a volte pare di leggere, leggendo qualche articolo del Mattino degli inizi di questo secolo, di leggere come se stessimo ancora ad oggi. E tuttavia noi abbiamo anche vissuto delle fasi importanti, diciamo, di rinascita di questo nostro paese. Voglio dire che, in conclusione, che cosa? Che questo è un ciclo profondamente negativo, influenzato anche da altri fatti derivati dalla, diciamo, dall'economia complessiva occidentale che è in crisi, ma è un ciclo attraverso il quale la genialità dei napoletani, io mi auguro, e questo è l'augurio, diciamo, sappia anche risolvere i problemi, abbandonando quel nostro modo di fare e di tirare a campare.